Ciao Valeria, parlaci un po' di te. Ciao, mi chiamo Valeria Sacchetti, sono una fotografa di Modena. Ho iniziato a fotografare professionalmente nel 2000, quando vivevo in Cile, dove ho vissuto a lungo, sia a Santiago che in una comunità mapuche. Qui ho avuto modo di cominciare a testarmi sul campo, quindi capire anche come dovevo costruire un lavoro, prendere successivamente i contatti con i giornali e a quell'epoca imparare bene a sviluppare, a stampare rullini. Sembra veramente un altro mondo, eppure 20 anni fa, ancora digitale, non aveva avuto accesso, quindi si lavorava in maniera molto diversa da attuale, anche se da una parte era molto poetico. E nel frattempo mi sono mossa molto perché ho vissuto in Messico, in Francia, ho partecipato a un gruppo di documentazione con due ONG del Belgio, dell'Olanda e in Iraq per documentare le popolazioni sotto l'embargo. C'era ancora Saddam Hussein e sto parlando del 2002. Successivamente ho partecipato a diversi viaggi in Bosnia, in particolare per ricordare il genocidio di Srebrenica. E con la Marcia della Morte e ho vissuto a Roma e a Napoli dove ho realizzato altri servizi fotografici e poi sono tornata da circa 10 anni qui in Emilia dove ho avuto modo di seguire un progetto a lungo corso di cui vi parlerò. Come vi dicevo, attualmente vivo a Roma e spero qua di continuare con nuovi lavori che ho in mente. Valeria, cos'è per te la fotografia? Per me la fotografia è un mondo meraviglioso nel quale ci si sente liberi, nel quale l'esplorazione, la curiosità, l'empatia e l'incontro con gli altri, ma anche con delle parti sconosciute di te stesso, vengono a galla, a luce, ed è un momento che penso mi abbia sempre accompagnato perché comunque io fin da ragazzina ho sempre avuto la passione per la fotografia, anche se comunque mi sono persa interi periodi della mia esistenza a non fotografare, cose di cui ora mi rammarico, però insomma è sicuramente un modo anche per curarsi, per curare l'anima, perché comunque il fatto di immaginare e insomma, di visualizzare le immagini e poi di realizzarle è sicuramente un modo per mettere da parte i pensieri e concentrarsi sul momento presente e quindi ti dà una grandissima libertà anche di renderti conto di tante cose che normalmente non sono sotto l'occhio di tutti, ecco. Quale lavoro ci presenti? Oggi vi voglio presentare due lavori. Il primo è un libro che ho editato insieme a Arte Stampa, che ha creduto nel lavoro nel 2016, si chiama Generazione Resistente. È un libro che ci ho lavorato tantissimo, più di 10 anni, insieme alle ANPI di Modena e di tutto il territorio provinciale che Modena comprende, tra cui appunto Carpi, la città dove vivo. Il libro praticamente racconta la storia della resistenza mettendo insieme due foto e un testo molto breve che però è un testo che nasce dai racconti del partigiano e della partigiana che mi hanno narrati, quindi non è stato toccato da un punto di vista sintattico proprio il racconto stesso, magari ortograficamente, però insomma si è cercato di mantenere la loro voce, la loro oralità e soprattutto le storie nascono da questo incontro tra la persona da giovane, che a volte sembra molto più adulta di quella di adesso, perché comunque era un'esistenza veramente dura la loro. Sono uomini e donne in bianco e nero che poi sono diventati a colori e che quindi narrano all'interno di questi mondi proprio tipici emiliani, insomma, case in campagna che diventavano case rifugio, fondi mezzadri, una vita comunque dura, una vita di contadini che però a un certo punto era rimasta sotto la violenza e la dittatura e quindi un mondo che si è organizzato per dare a noi la libertà, oltre che a loro stessi. Si parla di città come Modena, dove si erano creati centri clandestini, oppure barbieri dove erano
appunto accaduti fatti di arme, sono tantissimi i racconti, nascono tra le campagne di Emilia, ma anche nell'Appennino, perché comunque una parte dei partigiani e delle partigiane si erano spostati verso la montagna proprio per condurre una lotta più, soprattutto negli ultimi momenti, quando già si era costituita la linea gotica. E quindi è stato veramente un viaggio nelle mie terre diverso, perché ho avuto modo di entrare a contatto con tutte queste persone che adesso purtroppo non ci sono più e che mi hanno dato tantissimo, mi hanno dato il loro tempo, mi hanno dato la loro fiducia e ancora adesso sono contenta di essere riuscita ad almeno alcuni di loro a dare il libro, perché veramente muoversi da soli per fare anche solo un prodotto comunque regionale come questo è stato comunque impegnativo. Però è una cosa di cui sono molto soddisfatta e di cui vi volevo parlare, perché comunque la storia, la grande storia qua diventa la storia di tutti i giorni, che però si intreccia a quell'altra ufficiale, però diciamo che è un qualcosa di più conosciuto. Il secondo progetto invece che cosa riguarda? Il secondo progetto è sempre un lavoro che ho realizzato, che sto finendo qui sulla mia terra, in particolare sulla Bassa. E infatti si chiama Journey to the Lowlands, un viaggio nelle terre basse, e sono appunto le terre dove io sono tornata a vivere dal 2011. Sono luoghi dove nessuno quasi passa, perché comunque abbiamo l'autostrada qui del Brennero, ma molto difficilmente le persone qua si fermano. Ho sempre pensato che avessero ragione, adesso comincio a pensarlo un po' diversamente, perché comunque le nostre terre sicuramente non avranno magari le bellezze, le meraviglie di altri luoghi, però c'è un'umanità, una bellezza magari misteriosa e nascosta che una volta si comincia ad apprezzare viene fuori. Ho iniziato questo lavoro nel 2013 dopo il terremoto, e praticamente ho trovato i miei luoghi di origine molto cambiati, in particolare per la crisi economica che aveva colpito la zona, che è sempre stata comunque una zona molto ricca di distretti industriali, e mentre invece insomma tra la crisi economica, il terremoto e successivamente anche la disoccupazione, e molti di questi luoghi sono lasciati insomma in abbandono, molte persone hanno perso il lavoro, comunque la stanno ancora cercando. Ci sono dei piccoli mondi in cui sono entrata che mi stanno particolarmente a cuore, persone che avevano qualcosa e l'hanno perso, ognuna di queste persone ha un sogno da realizzare. Il clima in queste zone è un clima molto duro, perché d'inverno siamo sommersi dalle nebbie, abbiamo sempre questa zona grigia che ci fa vedere e non vedere, ma che però è anche molto poetica. Ho cercato di lavorare su più fronti, nel senso che lavorando sia all'esterno che all'interno con le persone sono riuscita comunque a creare un racconto che riesca a far capire che cosa significhi lavorare e vivere qui, e in cui il mondo contadino ancora resiste, però diciamo che non è più come 60 anni fa. Anch'io vengo da una famiglia di origine contadina, ovviamente il lavoro si è completamente trasformato, e come vediamo in questa foto anche una parte dell'area ancora purtroppo non è stata ricostruita, e questo fa sì che molte persone vivano ancora dentro dei container, e la loro vita è stata completamente rivoluzionata, però i giovani, c'è una grandissima forza, perché comunque molti sono ritornati alla campagna e molte persone hanno voluto ritornare alla terra. Questo è sicuramente un dato di fatto che positivo, perché comunque il fatto di tornare verso la campagna e pensare di tornare a magari a fare un orto, a far vivere i propri figli in una maniera più naturale, lontani dalla città, è sicuramente un punto forte di questi luoghi, che mi sono sempre un po' rimaste nell'immaginario un po' come una frontiera
americana. Infatti all'inizio il lavoro si chiamava il Far West della pianura, poi l'ho cambiato perché ho pensato che il viaggio fosse, diciamo, un po' più alla portata di tutti. Questa è una presentazione che io ho fatto, al Portfolio Italia, dove appunto la prima tappa l'ho vinta. Il progetto è stato anche, selezionato come primo, reportage per la categoria fotogiornalismo per il Monovision Award e adesso è in finale per il Urban, Book Award di Trieste Photo Day. E un invito a guardarlo sicuramente è quello di riscoprire queste terre e di guardarle in maniera diversa. Grazie mille, Valeria. Grazie a voi.